Nina Moric, amo selvaggia Lucarelli, ma scatta la minaccia di denuncia. Prosegue la battaglia a distanza tra Nina Moric e selvaggia Lucarelli, da tempo giurate nemiche, amiche. L'ex moglie di Fabrizio Corona, da mesi buttatasi in politica tra le fila del partito di estrema destra Casa Pound, ha scritto un pezzo di proprio pugno su Il Primato Nazionale, dichiarando tutto il proprio amore per la giurata di Ballando con le Stelle. Coming out, io amo la Lucarelli, è unica al mondo. Io selvaggia la amo, forse lei no, ma io sì. Io ti faccio due inviti, il primo a confrontarti con me magari proprio sulle motivazioni per cui Casa Pound non dovrebbe essere elevata a interlocutore. E ti invito a non tirare più in ballo il mio fidanzato in ogni post, da ieri ad oggi ne conto quasi 10, in cui, probabilmente mossa da gelosia, tagli organi di stampa riferendo che non sia io a scrivere ma lui, li inviti ad ignorarmi, non è bello per me che ci passo le notti a studiarle e leggere certe cose, non è bello per lui che non vuole più essere messo in queste situazioni, e ha bisogno di serenità per continuare l'ottimo lavoro che sta svolgendo in questi anni, favoloso con te non vuole avere niente a che fare. Sostiene che litigare con te sia sempre sbagliato, ci porti al tuo livello e poi ci quereli. Ma stavolta sei tu che mi stai diffamando o addirittura calunniando sostenendo questo, ed io sto collezionando tutti gli screen. Colgo l'occasione per ringraziarti, perché proprio grazie a te, grazie a Fiano. Grazie a Saverio Tommasi, a Saviano, ogni giorno un moderato si sveglia e sceglie di far parte di Casa Pound. Quella Casa Pound che fra poco più di un mese si prenderà Ostia. Ti lascio perché ti amo troppo, ma spero in un confronto. Un post politico ma non solo, perché la Moric ha in qualche modo anticipato quanto poi rivelato dal proprio legale al sito TrendyNews, a cui l'avvocato avrebbe rilasciato un'intervista. Perché Nina sembrerebbe voler denunciare selvaggia. Rifiutatasi fino ad oggi di trascinarla in tribunale, la Moric avrebbe quindi ceduto, passando alle vie legali nei confronti della Lucarelli. A cui a questo punto spetta l'inevitabile replica.